E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi, guardate dove sono oggi, anzi di sera. Guardate, oggi sono accompagnato dal Franklin. Sono le ore 23:49 e oggi sono nella miniera abbandonata di GTA 5. Ho visto un sacco di video su questa miniera, ma a vederla di prima persona proprio è una cosa troppo, come si dice, troppo bella. Comunque ragazzi, il punto, se volete andare pure voi, è questa qua. Dovete trovare tipo una specie di curva strana, così vedete? Una curva che va verso l'alto e una verso sotto. Quindi ragazzi, direi di entrare, cosa direte voi? Ragazzi, io sono entrato con una granata perché ne avevo due, adesso ne ho una. E poi sono disarmato. Ragazzi, non vi nego che c'ho paura. Mamma mia! Appena siamo entrati, praticamente avete visto, è diventato tutto buio. Ragazzi, andiamo. Ragazzi, in questa miniera c'è un cadavere. Mamma mia, sento suoni, ragazzi. Ma alla fine è solo un gioco, cosa vuoi che cosa succeda? Alla fine è un gioco. Se prendiamo una paura, la prendiamo nel gioco. Sono giusto, no? Sì, sono lo giusto. Ecco, qua c'è la prima biforcazione. Ragazzi, guardate, il cadavere. Non riuscite a vedere questo cadavere? Mi metto in prima persona. Guardate. Sì, sulla PS4 si può mettere pure in prima persona, ma guardate quanto è brutto. È un cadavere mummificato. Si dice la leggenda che questo qua era un creatore tipo di giocattoli, ma era tipo mafioso. E poi venne ucciso in questa miniera. Si dice che il suo fantasma si aggiri per questa miniera. E si possono sentire dei rumori molto strani, come io che sto entrando e ho sentito dei rumori strani. Prima ho sentito un pipistrello, ma è normale, alla fine siamo in una miniera. Ma poi ero fermo e ho sentito dei passi. Dei passi, mica che un pipistrello può fare dei passi. Mica c'ha le ali, no? Vola so. Ragazzi, andiamo più sotto. Qua c'è un'altra biforcazione. Qua è chiuso, ragazzi. Quindi possiamo andare soltanto di qua. Ragazzi, purtroppo non c'ho neanche l'arma, quindi volendo non posso. Ragazzi, questo video già è durato 2 minuti, ragazzi, c'ho troppa paura. Quindi ragazzi, sono venuto qua per vedere questa, diciamo, miniera abbandonata di GTA, tutti ne parlano. Ragazzi, direi che proprio questo video direi che lo posso far concludere, ma ancora no. Prima di concludere con voi uscirò da questa miniera perché mi sto letteralmente spaventando addosso. Assaissimo praticamente, troppo. Proprio guarda, parlo pure male perché ho proprio una paura. Guardate, c'è il cadavere, lo faccio vedere per l'ultima volta e poi usciamo. Mamma mia, che brutto e che schifo. È pure un cadavere mummificato che però senza bene. Allora, qua è giusto. Andiamo di qua ragazzi, usciamo da questa miniera. E poi ci salutiamo perché io mi sto spaventando. Cos'è successo? Ma perché è buio? Ah, è notte forse. O è notte o mi si è chiusa la via. Ma penso che è notte. Infatti è notte, penso. Sì, è notte. Vedete? La via è aperta. Perché la via certe volte si può chiudere qui. Meno male che c'ho una granata. Ragazzi, spero che, diciamo, questo video. Comunque ragazzi, la miniera è qua. Ragazzi, per entrare nella miniera vi serve per forza una granata. Se provate a sparare con il fucile non facete assolutamente niente, per quello che ho visto io e quello che ho provato io. Ragazzi, io direi che per oggi possiamo andarcene. Ciao miniera, praticamente non ci andrò mai più. Addio, mamma mia, mi butto di qua. Ciao, ho paurissima, ciao, me ne vado. Mi butto di qua. Vabbè. Ragazzi, per questo video è tutto. E ciao da Max Gamer Official.